Il noto giornalista e conduttore RAI Alberto Matano si è concesso un momento di pausa dal lavoro e non ha mancato di informarne i suoi followers su Instagram. La vita in diretta ieri ha mandato in onda un servizio realizzato da Luca Forlani, che si è recato nella capitale per testare in prima persona come funzionano i nuovi mezzi di trasporto post-coronavirus. Proprio quando il conduttore Alberto Matano si è ricollegato con il collaboratore del programma, però quest'ultimo, che stava percorrendo un tratto di strada a bordo di un monopattino, ha seriamente rischiato di imbattersi con un uomo che voleva intervistare. A quel punto il professionista calabrese dallo studio ha gridato: "State attenti!". Sarà per questo che poi si è lasciato andare a un piccolo sfogo su Instagram. Matano ha postato una foto accompagnata da un commento decisamente eloquente: "Fuori dallo studio c'è il sole", e a seguire gli immancabili hashtag Ready, Quiete dopo la tempesta, Diretta Vita in diretta. Di sicuro l'iniziativa maldestra dell'inviato della Vita in diretta ha fatto preoccupare moltissimo Matano. Luca Forlani, a bordo del suo monopattino elettrico, ha seriamente rischiato di mettere sotto un passante a cui voleva fare delle domande e che era a sua volta a bordo del mezzo ecologico, e dire che il servizio era dedicato proprio all'eventuale pericolosità di tali mezzi di trasporto. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like di supporto.